Siamo alle solite sceneggiate ridicole e stupide. Abbiamo pubblicato un rapporto proprio pochi giorni fa, Vite abbandonate, in cui abbiamo fatto vedere come centinaia di persone a Trieste vengono abbandonate sulla strada, centinaia di persone che hanno diritto all'accoglienza e che aspettano settimane prima di entrare. Un amministratore pubblico si deve occupare di questo, cioè di come accelerare questo processo, non di mandare la polizia. La polizia dà forse posti di accoglienza alle persone? A cosa serve tutto questo? Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, risponde così alla decisione del sindaco di Piazza di istituire un presidio fisso di polizia per scoraggiare i migranti dal lasciare immondizia a terra e urinare dietro la statua di Sissi. Schiavone punta il dito contro l'amministrazione, parlando di un intervento meramente propagandistico, ma che non risolverebbe nulla. Se non a far vedere che ci si occupa di qualcosa di cui non ci si occupa. C'è sporcizia sulla piazza, benissimo, dove sono i bagni? Dove possono andare queste persone? Oltre che venire al centro di uno di via Udine, gestito dalle associazioni, non dall'amministrazione comunale. No? È un misto di arroganza, violenza. Il comune non organizza come si deve i servizi di accoglienza, dice Schiavone, che ha poi illustrato alcuni dati emersi dai rapporti sul flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica. Abbiamo chiesto infinite volte di aumentare i servizi di bassa soglia per la città di Trieste. La maggior parte delle persone è in transito, non si ferma a Trieste, il 70% emerge dal rapporto è in transito, il 30% invece aspetta, ripeto, settimane prima di entrare nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Il numero delle domande di accoglienza nel 2022 è stato uguale a quello del 2021, questo emerge dai dati. Il problema sono i mancati trasferimenti verso le altre città italiane. Oggi è la giornata internazionale del rifugiato, ci sarà la manifestazione, giornata mondiale, no? Ci sarà la manifestazione in Piazza della Borsa. Sì, un piccolo presidio in Piazza della Borsa per ricordare che il 20 giugno, appunto, è la giornata delle Nazioni, che le Nazioni Unite hanno istituito per ricordare il diritto d'asilo, per l'appunto un diritto umano fondamentale che in questa Europa viene purtroppo un po' disprezzato, cancellato, invece è uno dei diritti appunto fondamentali sanciti anche dalla nostra Costituzione. È importante ricordarlo soprattutto in una città come Trieste, che è così contraddittoria, appunto, come abbiamo visto, una città che non riesce a dare risposte, ma che dall'altra parte però ha organizzato anche un eccellente sistema di accoglienza diffusa.